ma a volte, come dire, provano addirittura a eliminare in qualche modo. Quindi questo credo che sia il punto principale anche del nostro impegno su questo versante. Dopodiché anche un compleanno, perché come ricordava appunto Barbagallo, abbiamo le nozze d'argento, crediamo che sia una collaborazione che si deve ripetere, credo sia molto importante l'attenzione che su questo versante anche la RAI ha. E dal nostro punto di vista, come dire, abbiamo tutta l'intenzione di continuare a celebrare questo momento, che è vero, un momento importante al nostro paese, un momento di comunicazione con le fasce più giovani, con i ragazzi e le ragazze. E penso che da questo punto di vista anche la qualità degli artisti che sono impegnati sia sicuramente, come dire, di anche la dimensione del nostro impegno. Grazie. Grazie segretario, e cedo la parola al segretario confederale della CISL, Giovanna Ventura. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti, soprattutto a Rai 3, al direttore Ianello, per la sensibilità che da sempre, ormai da 25 anni, appunto la Rai dimostra nei confronti di questo evento, che è un evento importantissimo al quale CGIL e CISL UIL tengono molto. Oggi abbiamo al centro del messaggio che dal palco del 1 maggio si vuole lanciare, abbiamo al centro messo il termine appunto solidarietà, come veniva ben detto. Il termine solidarietà io credo che sia una parola che molto spesso è un po' abusata. Solidarietà è un sentimento, ma è anche un modo di agire. Il vero problema è che in un mondo che sempre più appunto è diventato egoista, la solidarietà viene scritta ma non viene mai praticata, viene praticata molto poco. Quindi l'attenzione che davvero noi vogliamo richiamare al mattino da Pozzallo e la sera appunto dal palco del 1 maggio è proprio su questo sentimento. L'immigrazione è stata utilizzata molto spesso anche per contrapporre, e ancora oggi abbiamo assistito in questi ultimi giorni a chi tende a contrapporre europei contro gli extraeuropei, contrapporre persone contro persone. L'immigrazione è stata vista come un'emergenza dai rispettivi governi che si sono succeduti in questi ultimi 20 anni. L'immigrazione è sempre stato detto è un'emergenza. Penso che sia arrivato il momento di rendersi conto che questo è un fenomeno che non ha tempo, che non è destinato a finire, ma che anzi, proprio per la grandezza del continente africano in particolare, ma anche di altri paesi nel mondo, è destinato ad essere un fenomeno che continua ad evolversi e ad aumentare. Quindi questo significa che bisogna attuare politiche di coesione, politiche di accoglimento, politiche anche che traguardino poi ad uno sviluppo che comprenda la multiculturalità. Quindi è evidente che questo tema è un tema che riguarda l'Europa, ma io dico più in generale anche oltre l'Europa. Abbiamo bisogno di politiche vere in questa direzione e noi, nel nostro piccolo, nel nostro mondo di rappresentanza del lavoro, siamo molto attenti a questo fenomeno e siamo assolutamente convinti che appunto la solidarietà è uno dei sentimenti e del modo di agire che bisogna mettere in atto.